Beh, è un segnale importante perché serve ai cittadini, è un servizio che dà sicurezza, come avete detto, ma è anche un segnale importante di riconoscimento di persone che si spendono, mettono a rischio la propria incolumità per soccorrere altre persone. È successo ultimamente nelle zone del terremoto, abbiamo visto il grande lavoro che è stato fatto anche nell'occasione della tragedia di Rigopiano, dove la Liguria c'era, e quindi credo che sia un importante convenzione dal punto di vista della sicurezza e un importante segnale dal punto di vista di riconoscimento delle tante persone che si spendono per salvare le vite altrui, per dare un soccorso a chi è in difficoltà e che troppo spesso diventano la faccia buona dietro cui si trincerano delle istituzioni altrettanto troppo spesso inefficienti. C'è da rimettere mano a tutto il nostro impianto di sicurezza, c'è da rimettere mano al sistema di protezione civile che è stato massacrato dal governo Monti, c'è un grandissimo lavoro da fare visto le inefficienze che continuano ancora nelle zone più martoriate del nostro centro Italia. Certamente la protezione civile così com'è non funziona, come non funzionano molti altri settori della sicurezza del nostro paese, e dietro le facce di queste persone che invece ci dedicano la vita e si spendono con grande abnegazione, la politica deve cominciare a prendersi le sue responsabilità. Presidente, vicenda Consip, l'Otti si deve dimettere o meglio aspettare la mozione di sfiducia col rischio di una nuova crisi di governo? Ma guardi, le mozioni di sfiducia non sono mai state la passione di Forza Italia, per la verità. Certamente quello che emerge dal quadro approvatorio, da quello che si legge sui giornali, è particolarmente inquietante. È particolarmente inquietante perché Consip doveva essere la casa di cristallo, la grande centrale d'acquisti dello Stato, un posto dove tutto era limpido, cristallino, dove si risparmiavano i soldi dei cittadini, e invece intorno a quella centrale acquisti, intorno a quella istituzione, francamente si aggirava un mondo che non è edificante, non è rassicurante per come vengono spesi i soldi dei cittadini. Dopodiché ognuno risponde alla sua coscienza. Io sono garantista, lo sono stato qua in Liguria in campagna elettorale, lo sarò sempre, quindi dico che i magistrati facciano velocemente, in fretta e con serietà il loro lavoro. Presidente, il governo non è una gara europea per le agenzie di stampa. Potremmo fare una gara Consip, mi sembra il posto più appropriato dove fare quella gara. No, io credo che francamente l'Italia vada protetta, non possiamo consentire sempre e comunque a tutti di venire a fare shopping nel nostro paese con i soldi degli italiani. Allora, la direttiva Bolkestein, che è stata recepita senza nessuna modifica e attenzione alle specificità del nostro paese, poi la Telecom, poi Mediaset e poi le agenzie di stampa, francamente credo che dovremmo fermarci e riflettere su come il nostro sistema paese si tiene insieme, si difende anche dagli attacchi altrui. Ben venga la concorrenza, ma non può essere una concorrenza a senso unico dove gli italiani e le aziende italiane, comprese quelle strategiche di informazione, sono sempre le prime a rimetterci.